Tutti bentrovati al nostro TG Meridiano. Apriamo con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di stamani a Firenze per due occasioni importanti: i 600 anni dell'Istituto degli Innocenti e l'inaugurazione della seconda linea della tranvia. Vediamo il servizio di Caterina Gonnelli che riassume la prima parte di questa mattinata intensa. Vediamo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stamani all'Istituto degli Innocenti di Firenze in Piazza Santissima Annunziata in occasione della celebrazione dei 600 anni dell'importante istituto, un'eccellenza italiana noto per l'accoglienza ai bambini abbandonati ma anche per i tanti progetti di educazione legati al mondo dell'infanzia ma anche delle ragazze madri. Il protocollo è andato tutto come doveva, alle 10.30 è giunto accolto dalle autorità politiche di Firenze, c'erano naturalmente il Presidente della Regione Enrico Rossi, il Sindaco Dario Nardella, il Procuratore Giuseppe Creazzo e tante altre autorità, naturalmente anche il Presidente del Consiglio Eugenio Giani e il Vescovo Bettori. Una breve visita all'interno dell'istituto e poi alle 11 c'è stata proprio la cerimonia con il coro del Belograno che ha proprio commosso il Presidente, poi a seguire un video di presentazione della storia dell'istituto e delle sue caratteristiche. Ricordiamo che accoglie anche l'archivio, un importante archivio, la casa dei bimbi e naturalmente il museo che è stato inaugurato nel 2016. Naturalmente ha parlato ringraziando per questa eccellenza, per questa importante celebrazione, per poi recarsi all'aeroporto di Firenze dove era atteso per l'inaugurazione della linea T2 della tranvia. Ad aprire la cerimonia di inaugurazione dei 600 anni dell'istituto, la presidente dell'istituto, Maria Grazia Giuffrida. Sentiamola. Per noi è stato veramente un grande onore, un grandissimo piacere averlo ospite qui. E sì, lui è veramente una persona splendida, squisita e ha dimostrato con il suo intervento, anche fuori protocollo, la grande vicinanza che ha dimostrato nei confronti dell'Istituto degli Innocenti. Non solo essere presente qui, ma anche per le bellissime parole che ha espresso. E questo ci gratifica e ci dà ancora di più la forza di poter andare avanti e continuare ancora di più quello che abbiamo sempre fatto. Concludiamo questi 600 anni, ma sono solo un inizio per altri almeno 600 anni. Il Presidente Mattarella ha parlato all'Istituto degli Innocenti, ha definito appunto l'Istituto degli Innocenti un'iniziativa all'avanguardia, non solo per la storia passata ma anche per l'oggi e proiettata sul futuro. Sentiamo Sergio Mattarella. Sono davvero molto lieto di partecipare a questo momento che ricorda i 600 anni all'Istituto e ringrazio la Presidente e il Direttore Generale per avermi poc'anzi guidato per avere un'idea, sia pure veloce ma chiara, dell'attività dell'Istituto, del grande, importante archivio storico che esprime, raccoglie la storia concreta, persona per persona, bambino per bambino, di questi 600 anni. Ma questo straordinario complesso con il portico del Brunelleschi, come ha ricordato il sindaco, l'inizio dell'architettura urbana del Rinascimento, non è soltanto, fa da cornice, arricchisce la sostanza, il contenuto di quel che questo istituto ha fatto e continua a fare. Una straordinaria iniziativa di avanguardia
sul piano sociale ed una opera di un'iniziativa anche di grande generosità, ne ha parlato il sindaco, impersonate da Francesco Latini. E quel che è affascinante è che non stiamo ricordando una storia passata, ma stiamo sottolineando una storia dell'oggi, proiettata verso il futuro. L'Istituto ha avuto la capacità di adeguare nel corso del tempo, via via, le proprie attività alle diverse condizioni, alle esigenze che cambiano. E oggi la quantità delle iniziative, cui ha accennato poc'anzi la Presidente Giuffrida, dà l'idea di come l'Istituto sia stato capace di inverare continuamente l'intuizione iniziale. E quindi questo è un incontro, una cerimonia proiettata verso il futuro. Da Agata Smeralda, la prima bambina qui accolta, a tutti quelli che in futuro saranno qui aiutati, formati, sostenuti, vi è una storia proiettata verso il futuro e non c'è nulla per i bambini che proietti verso il futuro. E per questa impostazione, per questa capacità della città, della regione e dell'istituto vorrei esprimere i complimenti più intensi all'istituto e gli auguri per questi 600 anni, per questo giorno e per il futuro. E dopo la cerimonia all'Istituto degli Innocenti, il Presidente Mattarella è andato all'aeroporto dove ha inaugurato la nuova linea T2 della tranvia che collega lo scalo fiorentino alla stazione Santa Maria Novella. Ad accogliere il Presidente tanti applausi, mentre un folto gruppo di bambini sventolava delle bandierine tricolori in prossimità della nuova fermata. Presente alla cerimonia anche il Ministro dei Trasporti e Infrastrutture Danilo Toninelli e la commissaria europea per la politica europea Corina Cretu, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della regione toscana Enrico Rossi. All'esterno dell'aeroporto un piccolo gruppo di manifestanti ha protestato contro lo sviluppo dello scalo, mentre un altro gruppetto ha sventolato delle bandiere del Venezuela. E ora cambiamo argomento, andiamo a Prato perché stamani c'è stata un po' di paura, una parte delle mura storiche di Porta Santa Caterina è crollata. L'allarme è stato dato da passanti e commercianti della zona, non risultano feriti, si tratta in particolare di pietre, mattoni e intonaco dell'intercapedine tra le mura e la porta. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Prato con l'autoscala, in particolare i pompieri hanno messo in sicurezza l'area ed eliminato le parti pericolanti sia sopra la porta che attorno. L'accesso è stato bloccato dalla Polizia Municipale. Secondo i tecnici del Comune, la stabilità delle mura però non è compromessa. Si tratta di infiltrazioni di acqua che nel tempo hanno eroso la muratura di riempimento. E ora parliamo delle foibe. Ieri era la giornata del ricordo. Nel Pistoiese ci sono state due cerimonie, una a Cantagrillo dove è stata inaugurata una fontana monumentale che appunto ricorda la tragedia delle foibe, e a Pistoia il sindaco appunto ha ricordato questo momento tragico della nostra storia. Vediamo. È stata inaugurata sabato pomeriggio in piazza Brunello Biagini a Cantagrillo la fontana intitolata ai martiri delle foibe. Il sindaco di Serravalle, Piero Lunardi, ha ricordato l'importanza dei valori della pace e della pacificazione, ma anche del ricordo di chi è stato vittima innocente nei periodi oscuri della guerra. Ha citato le vittime delle foibe e nello stesso tempo il partigiano Biagini, fucilato dai nazisti, al quale la piazza è intitolata.
privata. La fontana è parte del recupero dell'intera piazza di Cantagrillo, con l'obiettivo di riportarla alla funzione di punto di incontro del paese. E cerimonia per il giorno del ricordo. Ieri mattina a Pistoia, in piazza Garibaldi, è stata deposta una corona di alloro sul cippo inaugurato lo scorso anno in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale italiano. La cerimonia si è poi spostata nella sala refettorio del convento di San Domenico, dove ci sono stati gli interventi del sindaco Alessandro Tommasi, del presidente provinciale dell'Istituto del Nastro Azzurro Stefano Bernini e del prefetto Emilia Zarrilli. L'iniziativa è stata organizzata dal CUDIR, Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane del Comune di Pistoia, in collaborazione con la Prefettura di Pistoia e l'Associazione Nastro Azzurro Federazione di Pistoia. Abbiamo aperto questo TG con l'importante giornata fiorentina, dove era presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e appunto il Presidente Mattarella è appena ripartito da Firenze a bordo di un treno per la capitale. Il Capo dello Stato ha atteso l'arrivo del convoglio in una saletta riservata della stazione di Santa Maria Novella insieme al Ministro Danilo Toninelli e al Sindaco Dario Nardella. Quando è arrivato verso il binario, si è fermato a salutare una signora che gli aveva chiesto di porgergli, appunto, di potergli stringere la mano. È tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione torna stasera alle 19:00.